gossip, Cecilia Rodriguez contro Avenger, si faccia curare. In un'intervista rilasciata a Chi, Cecilia Rodriguez si è espressa sulla diatriba nata tra Avenger e Francesco Monte, ecco cosa ha detto. Cecilia Rodriguez ha le idee molto chiare circa la discussione, che è nata tra Avenger e Francesco Monte all'Isola dei Famosi, nell'intervista esclusiva che ha rilasciato al settimanale, che il 14 febbraio, infatti, la ragazza si è nettamente schierata dalla parte dell'ex fidanzato. Senza entrare nel merito del presunto uso di sostanze stupefacenti da parte del tronista, la sorella di Belen lo ha voluto difendere a spada tratta dalle accuse, arrivando addirittura a consigliare all'attrice di farsi curare. Cecilia difende Monte, è una ragazza per bene. La guerra tra Francesco Monte ed Avenger, nata nel corso della seconda puntata dell'Isola dei Famosi, continua a tenere banco su tutti i siti e giornali di gossip. Sono tanti, infatti, i personaggi che stanno esprimendo un parere sul presunto consumo di marijuana da parte del pugliese in Honduras, schierandosi chi dalla parte dell'accusatrice, chi da quella dell'accusato. Una persona che conosce molto bene il tronista, e che in queste ore lo ha difeso a spada tratta sulle pagine del settimanale Chi, e Cecilia Rodriguez, l'argentina, intervistata con Ignazio Moser in occasione del loro primo San Valentino insieme, ha usato parole molto forti per provare a spiegare quanto sia ingiusto quello che sta capitando al suo ex. Interpellata dal giornalista su quello che ha dichiarato la Avenger a proposito di Monte, cioè che il giovane avrebbe comprato e fumato droghe nei giorni precedenti all'inizio dell'isola, la sorella di Belen ha tonato: sono dell'idea che non bisogna mai giudicare gli altri. Lei ha detto che Francesco dovrebbe curarsi, che si andasse a curare lei. Insomma, la showgirl è apparsa piuttosto infastidita dalle pesanti accuse che l'ungherese ha mosso al suo ex compagno, accuse che potevano costargli molto caro in Honduras, si dice che si rischiano 12 anni di carcere per questioni del genere. Lui è un ragazzo per bene, sono altre le cose per cui ci si dovrebbe far curare. Io non criminalizzo chi si fa una canna, ha aggiunto la Rodriguez sulle pagine della rivista di Alfonso Signorini. Cecilia Rodriguez non torna con Francesco Monte. In merito al ritiro di Francesco Monte dall'Isola dei Famosi per la questione sollevata da Avenger, Cecilia ha dichiarato: mi dispiace che sia uscito perché gli avrebbe cambiato la vita. La bella argentina, inoltre, ha detto la sua anche sul flirt nato in Honduras tra il suo ex e Paola Di Benedetto: se si fosse innamorato, sarei felice per lui. Nonostante queste parole di difesa, che ha speso per il tronista, la Rodriguez non è affatto intenzionata a tornare con lui come sostengono alcuni siti e programmi TV ultimamente, dopo l'incontro fortuito sotto casa sua, ripreso dalle telecamere di Striscia la Notizia. Infatti, in tanti hanno pensato che tra i due ex potesse esserci in corso un riavvicinamento. Su Chi, invece, la ragazza ha chiarito di essere felicissima con Ignazio Moser e di non vedere l'ora di festeggiare con lui il primo San Valentino. Anche ripercorrendo l'inizio di questa storia d'amore, a discapito del suo fidanzato di allora Francesco, Cecilia è stata molto chiara dicendo: al GF VIP ho avuto modo di pensare e capire che c'erano tante cose che non andavano bene. La vita è una, perché accettare situazioni che non mi piacciono? Per smentire definitivamente il tanto chiacchierato ritorno di fiamma con Monte, la sorella di Belen ha fatto sapere: se non ci fosse stato Ignazio nella casa, io avrei chiuso comunque con lui perché quando ero lì non mi mancava per niente.